Il Rotary Castelli Svevi di Andria è sceso nuovamente in piazza per uno scopo benefico, incontrare la gente e raccogliere fondi per spiegare l'idea di costruire una sala operatoria in Uganda. Sì, il Rotary torna in piazza per incontrare la gente e accrescere sempre più l'immagine pubblica. E l'iniziativa è quella di costruire una sala operatoria in Africa, in Uganda, per ridurre la mortalità materno-infantile. È un progetto a livello distrettuale partito come capofila dal club di Trani. Noi come club abbiamo immediatamente dato l'adesione a questa bellissima iniziativa e oggi siamo di nuovo qui in piazza per sensibilizzare l'opinione pubblica e cercare di ovviamente drenare delle risorse, raccogliere dei fondi come beneficenza che poi saranno destinati a questo progetto. Progetto partito dal Rotary di Trani, ma che il club di Andria ha voluto sin da subito sposare con tutto il direttivo ed in particolare con il presidente in carica, cioè il dottor Michele Cannone. Il club, con un gazebo in Viale Crispi, ha potuto mettere in vendita anche oggettistica natalizia in compagnia di molti piccoli studenti del coro dell'Istituto Iannuzzi di Donna di Andria. Per loro anche una piccola esibizione dal vivo, il Rotary tra la gente, anche per augurare il Buon Natale 2018. Certo, il Rotary scende in piazza ovviamente per fare gli auguri a tutta la cittadinanza di Andria e per farsi conoscere, per essere vicino alla gente e vedere che queste opere benefiche che fa in realtà sono molto sentite, che devono essere sentite e condivise anche da chi passa qui in questo momento tra di noi.